Buonasera e benvenuti al Palazzo delle Esposizioni. Sono Mario De Simoni, il direttore generale del Palaexpo. E... Però sì, magari provo a parlare di qua allora. Ma... Volevo lasciare tutto il tavolo Ruggeno. Meglio? Sì, direi di sì, decisamente di sì. Quello di questa sera è il primo incontro della serie dedicata alla mostra Augusto che abbiamo alle Scuderie del Quirinale. È una nostra tradizione accompagnare tutte le nostre mostre con una per quanto possibile nutrita serie di incontri che vadano oltre la mostra e mai come in questo caso credo che l'obiettivo eh, debba essere raggiunto perché la mostra è una mostra qui abbiamo il curatore Eugenio, uno dei curatori insieme a Annalisa Romonaco e a Claudio Parisi Presicce ma è l'ideatore della mostra Eugenio Larocca e la mostra come tutte le mostre che Eugenio pensa è una mostra molto coerente in sé conchiusa e quindi queste sono le occasioni però per raccontare in modo molto più allargato, un, un, un momento straordinario della nostra storia che è sostanzialmente la nascita dell'impero romano con Augusto, che non fu il primo imperatore, ma diede luogo con il suo genio politico a quello che poi sarebbe stato l'impero romano. E basti pensare al fatto che qualsiasi impero dall'Atlantico alla Russia, dopo, nei secoli successivi, ha in qualche modo evocato il modello dell'impero romano. Probabilmente al mondo solo l'impero cinese, che nasce 200 anni prima di quello di Augusto, può essere paragonato a quello romano, fra l'altro può essere paragonato anche perché anche l'impero cinese, come Augusto, cerca, ricercava l'armonia, ricercava l'armonia fra la politica e la natura, quindi era in qualche modo un impero eh, politicamente ecologico, diciamo così. Eh, però c'è una differenza serissima che forse è la differenza che genera la nostra civiltà. L'impero romano cade fragorosamente, l'impero cinese invece mantiene una sua inerzia che poi forse lo porterà, sarà quello che lo porterà alla morte, eh, sino, quasi al sino sostanzialmente al XX secolo. Ma di tutti questi temi credo che le nostre conferenze riusciranno a toccare vari argomenti, vari temi, appunto, così complessi, così ampi. Io desidero solo ringraziare per questo ciclo di incontri Marco Berti che è il responsabile delle nostre sale, cinema ed auditorium e così brillantemente le guida e Simone Verde che ha altrettanto brillantemente fatto il coordinamento scientifico di questi incontri. E Eugenio, a te la parola, grazie. Grazie a Mario, grazie per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di iniziare questa serie di lezioni o seminari, che dir si voglia, su un tema. Il eh, tema è eh, l'urbanistica dell'età augustea, quindi un tema che è, non è toccato nella mostra, perché la mostra è una mostra di arti figurative, quindi è una mostra dedicata alla scultura, ai bronzi, alle cosiddette arti minori, ma ovviamente l'urbanistica è molto più difficile da poter rappresentare per immagini o comunque avrebbe avuto bisogno di uno spazio che le scuderie non hanno e devo dire sarebbe stato estremamente complicato inserire all'interno di una mostra già così complessa e articolata come quella delle scuderie un settore dedicato all'urbanistica e all'architettura. Speriamo che l'anno prossimo, per il bimillenario, sempre all'interno del bimillenario di Augusto, sia possibile poter realizzare un evento dedicato appunto all'architettura e all'urbanistica agustea, ma in un'altra logica, proprio accompagnando direttamente i, i visitatori alle ai singoli monumenti, cioè facendoli entrare all'interno dei monumenti, perché a Roma di monumenti augustei ce ne sono moltissimi e anche molto ben conservati. Quindi credo che questo sarebbe una bellissima occasione in occas proprio nell'anno eh, nell del bimillenario della morte di Augusto. Cominciamo con, una, eh, con un riferimento letterario. La gloriosa Curia Ostilia, che vedete segnata con il numero 12, era la sede del Senato Repubblicano nel foro romano. Questa è una veduta della, del foro romano in età repubblicana in maniera schematica, naturalmente, perché ovviamente non abbiamo tante informazioni eh, dettagliate sui singoli monumenti. Era frequentata da Scipione, da Catone, da Lelio ma era stata demolita ad opera di Silla per lasciare spazio a una nuova e più grande curia. Quando il giovane Marco Pupio Pisone Calpurniano, il futuro console del 61 a.C., andò all'Accademia di Atene insieme con un gruppo di amici, e qui vediamo la sede dell'Accademia di Atene in una pianta dell'Ottocento, eh, avvenuto nel 79 avanti Cristo, tra questi amici c'era anche, anche Cicerone, e tra gli altri c'era Tito Pomponio Attico, il grande amico di Cicerone. Eh, e Cicerone ne parla di questa visita nel Definibus Bonorum et Malorum. Appunto, Pisone dice che la nuova curia, sebbene fosse più grande della vecchia, gli sembrava piccola al confronto e aggiunge, e ricito le, le sue parole, i luoghi hanno un tale potere di rievocazione che non senza ragione sono stati utilizzati per creare un'arte della memoria. I monumenta, cioè i monumenti pubblici di ogni sorta, diciamo sia quelli letterari, scritti, sia quelli eh, architettonici, avevano la funzione di monere, cioè di ammonire nel senso di richiamare alla mente qualcosa, ad esempio le illustri imprese degli uomini del passato, e di far pensare, essi non valevano di per sé come capolavori di architettura, ma solo come strumenti della memoria e possibilmente di una memoria eterna. In tutta l'opera di Cicerone i monumenta e assumono un'importanza capitale quali strumenti capaci di risvegliare il ricordo degli uomini illustri del passato. Per fortuna, all'epoca di Cicerone, il Foro Romano, ne rivediamo, ecco qui la curia, come è stata ricostruita dopo Giulio Cesare, e poi da Augusto e infine da Diocleziano. Il Foro Romano, il Campidoglio, il Palatino, il Velabro, i venerandi edifici dell'età monarchica e repubblicana, per esempio la Curia Saliorum sul Palatino con il Lituo di Romolo, che qui vediamo in un disegno del Seicento, un disegno di pura fantasia, ma che dichiara quanto la memoria dei monumenti antichi di Roma restasse fissa nella mente dei, degli uomini di cultura e di pensiero nel Rinascimento e nell'età barocca. L'altare di accalarenzia, il comizio, il puteal che copriva il rasoio e la pietra di Attonavio, sebbene riplasmati e ricostruiti più volte nel tempo, erano ancora, così almeno si voleva credere, e in molti casi era proprio così, ben conoscendo la mentalità romana, nel luogo medesimo dove erano stati eretti in antico. A ricordare visivamente l'eternità di Roma. E degli uomini che l'avevano resa capitale di un impero. I monumenti, realizzati in pietra, punteggiavano lo spazio di Roma, che era uno spazio sacralizzato dalla loro presenza. Anzi, per certi aspetti, tutta Roma era, cito, un paesaggio sacro, come ha detto un illustre collega, Hubert Kancic, nel quale i monumenti svolgevano il luogo di luoghi della memoria. I monumenti erano oggetti concreti destinati a risvegliare nei visitatori gli esempi delle gloriose imprese svolte dagli antenati e delle loro virtù, in poche parole, a cementare il senso identitario dei romani. Mezzo secolo dopo questa chiacchierata di questi giovani amici nell'Accademia di Atene, poco prima della battaglia di Azio, che lo coronò egemone assoluto di Roma, Ottaviano, dietro suggerimento proprio di Tito Pomponio Attico, l'amico di Cicerone, restaurò o forse meglio ricostruì il tempietto di Giove Feretrio sul Campidoglio, che qui vediamo come memoria in una moneta di Lentulo Marcellino, una moneta di epoca cesariana, nella quale si vede il tempietto ma in maniera molto schematica, naturalmente, con un personaggio in toga a capo velato che sta portando all'interno del tempio un, un trofeo. Questo personaggio non è niente altri che il grande Claudio Marcello, il grande trionfatore e vincitore di Siracusa, il quale in una precedente grande eh, sua eh, prova di capacità bellica aveva vinto una serie di popolazioni, ehm, ehm, eh, una serie di popolazioni eh, ehm, galliche e aveva portato all'interno del Tempio del, di Giove Feretrio le spoglie opime, come si erano chiamate, del generale che lui aveva vinto personalmente e ucciso in battaglia. Quindi il Tempio di Giove Feretrio era il luogo dove erano esposte dove erano esposti gli Spolia Opima, cioè praticamente quelle armature dei generali vinti in battaglia dallo stesso generale eh, dell'esercito romano. Bene, in questo Tempio eh, venne ricostruito, restaurato da Ottaviano, era stato dedicato da Romolo, restaurato da Ancomarcio e al suo interno si conservavano, come vi ho detto, già alcuni spoli a Opima, tra cui quelle del re di Veio, Lars Tolumnius, ucciso durante la battaglia di Fidene da Aulo Cornelio Cosso, 426 a.C. Incredibile a dirsi, al momento dell'azione di Ottaviano, il Tempio era in pessime condizioni, scoperchiato per la vetustà e per l'abbandono, dal nostro punto di vista la vicenda dell'inconcepibile non fosse altro perché si trattava del più antico tempio romano di cui si avesse notizia, legato al fondatore stesso della città. Il suo stato di fatiscenza non aveva destato alcun interesse per gli uomini politici dell'epoca. Ci volle il suggerimento di un uomo colto, attento alla preservazione della memoria storica, perché Ottaviano procedesse non tuttavia a un restauro filologico ai quali noi siamo meglio abituati, bensì a un pressoché totale rifacimento di, del primitivo edificio, del quale, come testimonia Dionigi di Alicarnasso, restò visibile solo l'antica traccia, forse l'orientamento, e la sua misura, piccola, 15 piedi veramente molto piccolo. Strana cosa è l'estrema caducità proprio di quei monumenti che dovevano contribuire alla memoria dei romani. Per quelle antinomie non infrequenti nei tortuosi percorsi della storia, l'affioramento nella coscienza collettiva dei romani di questo particolare aspetto della memoria è venuto alla ribalta in contrasto con la realtà dell'epoca anzi di tutto il mondo antico e di buona parte del mondo moderno, fino all'affermazione dello storicismo, che procedeva al contrario a radicali trasformazioni urbanistiche e a brutali demo demolizioni con un totale disinteresse per le qualità formali dei monumenti, in nome sia del cambiamento dei gusti artistici, ricordate tutti i capolavori di architettura, medievale e moderna sono andati distrutti in nome di un aggiornamento linguistico e formale, sia delle mutate esigenze sociali che sottendono di solito superiori interessi economici e politici e questo lo sappiamo già ancora fin troppo bene. Tuttavia, nessun magistrato prima di Cesare pose in discussione la sacralità simbolica non delle strutture architettoniche in quanto tali, bensì del luogo in cui erano state rette. Così Silla demolì la Curia Ostilia ehm, per costruirla più grande di prima. Non è dato sapere con certezza se nella stessa sede, come io ritengo più verosimile, o in un'area limitrofa e con diverso orientamento né in seguito impedì ad Augusto di intervenire sugli antichi edifici pubblici e sacri della città secondo modi che solo con un eufemismo possono essere considerati restauri. Non interessava evidentemente la morfologia delle antiche strutture fatiscenti, bensì molto di più la preservazione della loro memoria storica. Nessuna traccia di restauro filologico e archeologico ma conservazione dei monumenti ricostruiti con un linguaggio architettonico aggiornato nei loro siti originari e forse qualche elemento della loro storia religiosa e o evenemenziale. Di solito le statue di culto erano conservate oppure qualche elemento strutturale e decorativo. Insomma, quello che interessava come d'altronde sembra dissumersi dalle parole stesse di Cicerone, erano i luoghi sotto il profilo simbolico, non i monumenti in sé. Roma era stata ricostruita dopo l'incendio gallico senza un piano regolatore, a causa della ristrettezza dei tempi. A nessuno era allora venuto in mente di creare una nuova città secondo la logica con la quale Ippodamo di Mileto aveva progettato, ad esempio, la colonia di Turi sul mare Ionio, 445-444 a.C., che qui vediamo in un disegno ricostruttivo abbastanza di fantasia, ma che comunque rispecchia bene quella che doveva essere l'impianto molto regolare della città. Oppure il porto ateniese del Pireo. All'ultimo decennio del V secolo a.C. risaliva la fondazione della città di Rodi, sulla punta settentrionale dell'isola omonima, a seguito di un sinecismo di Ialiso, di Camiro e di Lindo, secondo un rigoroso e magnifico schema ortogonale non casualmente attribuito anch'esso, forse senza fondamento, a Ipodamo di Mileto. Non che mancassero a Roma fin dall'età più antiche, opere d'arte di particolare pregio, anche greche. La recente scoperta durante gli scavi di Clementina Panella, le pendici del, del Palatino verso il Colosseo, dei frammenti di un bacile marmoreo dipinto di produzione greca, databile agli inizi del V secolo a.C., lo dichiara in modo preciso. Greca è quasi certamente... Il guerriero ferito dell'Esquilino, un'opera in terracotta, forse prodotta da quel medesimo ambiente dai quali scaturiscono Damofilo e Gorgaso, attivi nel Tempio di Cerere, libero e libera, agli inizi del V secolo a.C. Greche dovevano essere le sculture di Alcibiade e di Pitagora, poste nel foro romano verso la fine del IV secolo a.C., anche numerose opere d'arte prodotte secondo usi e modelli locali, come ad esempio la cista Figoroni, di, di cui vediamo qui un magnifico eh, dettaglio, opera di un signore dal nome Novius Plautius, un artigiano attivo a Roma verso la metà del IV secolo a.C., probabilmente proveniente dalla Magna Grecia e quindi poi eh, trasferitosi a Roma. Ancora terrecotte architettoniche ovotive, come la magnifica, il magnifico busto di Demetra, rinvenuto Cerere, rinvenuto ad Ariccia, bene, tutto questo dichiara una mediazione artistica greca. La struttura urbana e le architetture restarono però fondamentalmente italiche. I templi continuarono ad essere realizzati alla maniera antica, non erano di marmo ma di tuffo stuccato, legno e terracotta e avevano un ritmo del colonnato tanto più largo rispetto ai coevi edifici greci. Per avere un'idea, vi mostro questo disegno ricostruttivo di un'area del Colosseo dove si vede a sinistra il Tempio di Venere in Roma dell'epoca di Adriano, eh, ma costruito alla Greca, è un tempio diptero alla Greca, e a destra vedete un altro tempio: eh, il Tempio di Tellus, che si trovava appunto nella zona alle pendici del Colleoppio, che vedete al colonnato tanto più largo, con le colonne tanto più sottili. Questo tipo di tempio, di tradizione etrusco-italica, e qui manca tutta la decorazione architettonica di terracotta che doveva rendere l'edificio tanto più sontuoso di quanto sembri nell'immagine in questo disegno, ma si vede subito, immediatamente a colpo d'occhio, la differenza linguistica tra un tempio etrusco-italico e un tempio. Di tradizione greca. È evidente che in molti casi la forza della tradizione deve aver prevalso sulla innovazione. Podio modanato, enfasi della facciata, misura degli intercolumni tale da poter consentire alle donne durante le processioni di entrare nei templi tenendosi per braccetto, a braccetto proprio, entrando quindi in fila, privilegio di una parte anteriore assai più ampia del pronao greco, inutile ai fini del rito romano, misura della cella, idonea anche per riunioni e attività collegiali, sono gli elementi fondanti che hanno impedito ancora per lungo tempo ai romani di adeguarsi all'architettura greca. E qui vediamo un altro tempio etrusco italico, il tempio B di Terracina, nel foro di Terracina. Roma era differente dalle città greche di nuova fondazione. Strade strette e tortuose, edifici per abitazione alti e angusti, privi di luce, edifici pubblici realizzati ancora secondo la vecchia tradizione toscanica, con largo uso di legno e terracotta. Qui vediamo un frammento della forma Urbis Severiana di marmo dove si vede molto bene a fianco alla Portico Slivie, qui a destra si vede la Portico Slivie, eccola qui, questa è la Portico Slivie, un quartiere di abitazione dove l'impianto urbanistico non segue un sistema elegante e di perfetta impostazione ortogonale come la Porticus stessa. Anche se sono stati ricostruiti molti di questi edifici, essi hanno conservato un andamento non più assiale o ortogonale rispetto alla Porticus Livie, segno che la Porticus Livie dell'età di Augusto si è innestata in un tessuto urbano di vecchio stampo, non ancora perfettamente ricostruito ortogonalmente secondo la logica moderna. La cura della città era affidata agli edili e ai censori che provvedevano, di volta in volta, con i fondi loro assegnati dal Senato, a costruire e a ristrutturare strade, ponti, porticati, monumenti a uso civile e acquedotti. Solo per impellenti esigenze religiose. Di solito a seguito di eventi infausti che spingevano a consultare i libri sibillini, essi provvedevano a realizzare nuovi templi, mentre quelli vecchi, ormai fatiscenti, erano restaurati secondo sistemi che neanche lontanamente potevano essere considerati filologici. Solo a partire dalla seconda metà del III secolo a.C., diciamo all'epoca delle guerre puniche, tanto per intenderci il mecenatismo privato cominciò ad assumere un ruolo rilevante, ad opera di grandi generali trionfatori che, a seguito di operazioni belliche felicemente concluse, con la parte del bottino di guerra loro riservato, cominciarono a dedicare templi, talvolta comporticati, secondo il costume greco che si andava affermando, alle divinità che li avevano guidati alla vittoria. Un esempio fra tanti, questa è la Porticus Metelli, realizzata da Quinto Meti Cecilio Metello Macedonico, nella zona odierna del portico d'Ottavia. Solo da questo momento si percepisce un iniziale e sensibile mutamento del sistema urbanistico cittadino. Sebbene non si possa parlare di un effettivo rinnovamento, le nuove strutture monumentali si sovrapposero al preesistente tessuto senza mutarne l'assetto complessivo. Questo era, almeno in parte, la situazione ancora all'epoca di Strabone, il geografo greco d'Asia Minore, vissuto in età augustea, quando visitava Roma e si sforzava di comprenderne le peculiarità rispetto alle magnificenti città greche. Cito da lui, la sua posizione è dovuta più alla necessità che a una scelta. Neppure quelli che in seguito continuarono a costruire altre parti della città furono liberi di migliorare la situazione, ma dovettero associarsi alle condizioni preesistenti. Mentre infatti i greci ritenevano di aver raggiunto il loro massimo scopo con la fondazione delle città, perché si erano preoccupati della loro bellezza, della sicurezza, dei porti, e delle risorse naturali del paese, e qui vediamo per avere un'idea la pianta di Mileto, una delle più belle grandi città d'Asia Minore, realizzata appunto in età ellenistica, con una serie di porti, non uno ma più porti, e un impianto urbanistico ortogonale di assoluta perfezione. Ehm... Deporti le risorse naturali del paese, i romani hanno pensato soprattutto a ciò che quelli avevano trascurato: a pavimentare le strade, a incanalare le acque, a costruire fogne che potessero evacuare nel tevere tutti i rifiuti della città. Si potrebbe dire che i primi romani hanno tenuto in poco conto la bellezza di Roma, volti a obiettivi importanti e necessari. Quindi, nessun interesse per una bellezza estetica, quanto per una buona strutturazione della città, almeno da un punto di vista appunto, delle infrastrutture. Non c'è quindi motivo di dubitare sull'aneddoto dei cortigiani di Filippo V, il grande sovrano macedone con il quale Roma si scontrò tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C immediatamente dopo la definitiva vittoria su Annibale. Cortigiani che avrebbero deriso gli usi e i costumi, le imprese e, infine, l'aspetto della città di Roma, che non era stata ancora abbellita con edifici pubblici e privati. Roma era rimasta una fra le tante città laziali e italiche, senza avere ancora la benché minima impostazione da capitale di un impero. Ai cortigiani di Filippo V ma gliene incolse, naturalmente, ma ancora per molto tempo i romani si fecero un vanto della loro tradizione culturale e non, e non si dichiararono interessati a una ridefinizione capillare della loro città sotto il profilo urbanistico. Quell'immagine contraddittoria, fatta di un tessuto urbano confuso entro il quale venivano inserite come magnifiche gemme incastonate in un manufatto antiquato e fuori moda, le nuove costruzioni dei trionfatori, quell'immagine così poco adeguata alla capitale di un impero era in realtà oggetto di un amore incondizionato, in quanto specchio fedele di quei costumi che, si supponeva, l'avevano resa grande e potente. In una fase in cui a fronte del prepotente impulsi del sistema culturale ellenico, Roma sembrava perdere la sua personale identità culturale, le classi dirigenti dichiararono programmaticamente la diversità culturale dei romani, talora manipolando la realtà storica, senza tuttavia rinunciare alla paideia greca, ma piuttosto adeguandola alle proprie esigenze e ai propri interessi. La passeggiata dei giovanotti dell'aristocrazia romana nell'Accademia di Atene denuncia appunto la volontà di appropriazione del passato greco. Andare ad Atene era elemento integrante di ogni formazione culturale che si rispettasse e anche di riappropriazione del passato romano secondo la logica a confronto, dalla quale sarebbero in seguito nate le vite parallele di Plutarco. Era proprio un gioco dell'epoca, mettere da una parte le qualità e le virtù dei romani e dall'altra parte le qualità e le virtù dei greci. Un gioco che inizia proprio in epoca repubblicana. Di fatto, solo con la sperimentazione di Silla e dei suoi seguaci nel foro romano, e qui vediamo, una veduta del foro romano verso il Campidoglio con il tabularium e tre templi che secondo Filippo Quarelli erano stati realizzati sopra la, la, la terrazza del cosiddetto tabularium. Poi di Pompeo con il suo grandioso teatro colmo di spazi multifunzionali e qui lo vediamo ovviamente nella, nella redazione post-Augustea, quindi non in quella pompeiana, ma di quella post-Augustea che in qualche modo però ne ricalca l'impianto. Fu avviato un virtuoso programma teso a realizzare nuovi edifici pubblici entro un contesto rinnovato, anche se spazialmente limitato, evitando una loro incoerente immissione entro un tessuto urbano ad essi estraneo. È chiaro, infatti, che i precedenti monumenti trionfali erano monumenti personali del dedicante, per nulla e solo in parte inseriti entro un programma urbanistico unitario, studiato in tutti i dettagli e nelle sue ricadute nel contesto cittadino. La logica dei magistrati trionfatori era molto semplice: recuperare un'area pubblica nelle zone cittadine più ambite quelle significative ovviamente da un punto di vista simbolico o politico, e trasformarlo, con il supporto del Senato e del popolo romano, in un'area sacra. Ma i luoghi pubblici disponibili nel centro cittadino o nelle zone esterne alle mura serviane, di particolare valenza simbolica, dovettero ridursi molto presto di numero. Si potrebbe spiegare così la disposizione degli edifici templari e dei loro recinti, a volte semplici muri di recinzione, altre volte imponenti porticati, l'uno a fianco all'altro, in modo paratattico, quasi senza un respiro urbanistico, in spazi talvolta assai limitati. Vediamo qualche esempio. Qui vediamo la veduta del Circo Flaminio sul plastico di Roma di Gismondi del Museo della Civiltà Romana, dove si vede molto bene l'area del Circo Flaminio stesso, con i monumenti realizzati dai trionfatori del II secolo a.C., collocati l'uno a fianco all'altro, ma, come vedete, con orientamenti molto differenziati, mentre il portico di Metello e il portico di Fulvio Nobiliore sono l'uno a fianco all'altro perfettamente orientati, gli altri templi dell'area, il tempio di, di, Apollo, di Apollo Medico, il tempio di, eh, di Bellona, il teatro che venne poi in seguito costruito, seguono orientamenti completamente differenti. Andando avanti, vediamo la situazione molto interessante del dell'area del, di Largo Argentina e i quattro templi di Largo Argentina sono visibili in alto a destra. Questi templi hanno una strana situazione ora li si vede tutti insieme in un'unica veduta ma in realtà in epoca repubblicana ognuno di loro era separato dagli altri attraverso un muro di recensione quindi dovete immaginare tanti piccoli sacelli uno a fianco all'altro ma separati visivamente fra di loro questa veduta quale si vede in questo disegno ricostruttivo è una veduta della struttura Urbanistica dell'area in età imperiale, quando si, si eliminarono gli elementi di divisione tra i quattro templi e vennero uniti all'interno di un medesimo porticato. Ma questa è una situazione imperiale, non è la situazione repubblicana. Un altro esempio interessante: i templi del Foro Litorio, cioè quelli a fianco al teatro di Marcello. Vedete, questi templi sono stati costruiti uno a fianco all'altro, ma non seguono, pur seguendo il medesimo orientamento, ognuno di essi ha un suo spazio differente e le scalinate non sono fra di loro assiali. Anche in questo caso, ogni tempio è stato inserito nello spazio di risulta secondo una logica di occupare lo spazio, ma non secondo un coerente disegno urbanistico unitario. Questo è il Tempio più, più a nord, il Tempio di Giano, di cui si vedono ancora, come vedete, al di lato le colonne che sono, anche in questo caso interessante, non di marmo, come siamo abituati a vedere ormai gli edifici imperiali di età imperiale, ma sono ancora di tufo, di tufo stoccato, perché era il tufo il materiale normalmente adottato in età repubblicana. Anche in questo c'è una grande differenza rispetto ad alcune delle più grandi e importanti capitali ellenistiche del bacino orientale e del Mediterraneo. L'altro esempio, ovviamente, è quello eh, che vi ho fatto già vedere prima. Del porticus, della Porticus Metelli con il Tempio di Giove Statore di Giunone Regina e la, eh, il Tempio di, Ed, di Hercules Musarum di Infulvio Nobiliore, anch'essi che sono innestati in uno spazio, non dico di risulta ma quasi, in, con un orientamento che segue quello del Circo Flavinio ma non quello degli edifici posti a Settentrione. Diciamo che dobbiamo immaginare una situazione un po' simile a quella che portò alla costruzione del Vittoriano al centro di Roma alla fine, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Cosa fecero? Distrussero una parte del Campidoglio, distrussero gli isolati intorno, intorno al Campidoglio e costruirono questo monumento che si innesta ma brutalmente all'interno di uno spazio non coordinato. Tanto è vero che. Il suo totale e pieno coordinamento sarebbe aggiunto solamente dopo, in epoca fascista, con la realizzazione delle due strade laterali, la cosiddetta via del Teatro di Marcello da una parte, via dei fori imperiali dall'altra. Ma quelle vie, quando fu realizzato il Vittoriano, non esistevano ancora. Eppure, Solo personaggi del calibro di Cesare o di Nerone ebbero il coraggio di eliminare dal panorama cittadino tratti consistenti della vecchia Roma, la Roma Vetus, come era chiamata, nel tentativo di regolarizzarne dove possibile il tessuto urbano con la costruzione di nuovi e imponenti edifici secondo più innovativi e rivoluzionari progetti urbanistici. Si diceva che Cesare Nell'imporre il suo marchio alla città con nuove leggi, con programmi edilizi e con l'allargamento del pomerio, volesse imitare Silla, ma i dati a nostra disposizione dimostrano che i suoi interventi, anche se parzialmente abortiti per la morte del dittatore, sarebbero stati ben più audaci rispetto alle operazioni effettuate sia da Silla, sia, a ben vedere, anche rispetto a quelle successive di Augusto. I quali volutamente non vollero stravolgere l'assetto originario del centro storico in modo impietoso e non aderente ai tabù religiosi. Costoro, per quanto si sappia, non demolirono un solo edificio pubblico, civile o religioso, costruito secondo le tradizionali formule sacrali, senza che fosse ricostruito nel medesimo luogo. Il comportamento di Cesare. E poi di Nerone, poco ligio agli schemi politici codificati, portò ambedue alla rovina prima che i loro ambiziosi disegni diventassero realtà. Cesare, secondo le fonti, distrusse alcuni templi a favore della realizzazione del teatro di Marcello. Proprio recentemente, durante uno scavo ai lati del teatro di Marcello, che vedete qui a destra, Durante lo, la, uno dei soliti cavi per, 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 per inserire, per inserire eh, tubature, eh, segnato in rosso nella piantina, sono stati ritrovati i resti di un altro tempio che era parallelo e orientato come i tre templi del foro litorio che sono sulla sinistra. È il tempio di Pietas, che è stato distrutto da Cesare Proprio per lasciare spazio al teatro di Marcello. Eh, ma Cesare distrusse il tempio, cominciò i lavori del teatro, ma non li portò a buon fine perché morì prima. Il teatro di Marcello fu realizzato, come tutti sanno, da Augusto. E però il tempio di Pietas distrutto non fu ricostruito. È uno di quei casi di rarissimi nel mondo romano di templi distrutti e non ricostruiti. E Cesare osava fare questo. Augusto no. E, ma non è stata questa operazione a fare di Cesare un autentico innovatore in campo urbanistico. Si dimentica talvolta che al dittatore si deve non solo la realizzazione del foro omonimo, eh, con una visione autorappresentativa che non lasciava spazio a equivoci di sorta, vista la collocazione del complesso monumentale ai bordi del comizio e della curia. Questo è il foro romano in età repubblicana, all'epoca di Cesare. Questo è il foro romano, questa è la curia e questo è il foro di Cesare. Come vedete il foro di Cesare si innesta in maniera molto mh, pensata, eh, a fianco al foro romano, eh, usando quasi la curia come punto di passaggio tra l'uno e l'altro. E questa idea della curia come punto di legante tra i due fori è stato accentuato da Ottaviano non da Augusto, ma da Ottaviano, cioè l'Augusto alle prime armi, diciamo, quando completò il lavoro del foro di Cesare e che cosa fece? Ampliò la misura del, del, della piazza del foro innestando la curia all'interno dei porticati, sì che entrando nel, nel, nella curia, si poteva uscire all'interno del foro di Cesare direttamente o viceversa e quindi la curia diventava realmente un legante tra i due fori, il vecchio foro romano e il nuovo foro di Cesare, con una operazione simbolica a carattere assolutamente dirompente, che Ottaviano osò, ma che Augusto... Non avrebbe mai realizzato. Il dittatore, poi, era in procinto di avviare lavori faraonici. A parte che a lui si deve l'inizio dei lavori della curia stessa, della Basilica Giulia e della Basilica Emilia, ma questo è un altro problema più di altri il suo grosso lavoro, come ricorda Cicerone nell'ex de Urbe Augenda del 45 a.C., egli prevedeva che, cito, il Tevere venisse condotto da Ponte Milvio lungo i rilievi del Vaticano, che il Campo Marzio venisse ricoperto di edifici e che invece la piana Vaticana diventasse una specie di Campo Marzio. Una idea geniale sotto molti aspetti. Cosa aveva pensato Cesare? Di raddrizzare il Tevere, di liberare questo spazio del Campo Marzio che in questo modo poteva essere usato per sviluppare verso occidente, verso nord-nord-ovest, la città ormai schiacciata all'interno delle mura serviane. E di spostare il Campo Marzio nella zona del Vaticano. Quindi praticamente li tra, trasferendo l'intero Campo Marzio e i monumenti del Campo Marzio dall'area dove si erano nella zona del Vaticano. E anche questo a Cesare non riuscì, morì prima. E Augusto non lo fece. L'atteggiamento di Augusto fu invece, come era nella sua natura, in apparenza meno dirompente, ma in realtà altrettanto rivoluzionario. Nel preciso istante in cui inserì nel contesto urbano antico nuovi e imponenti edifici pubblici, qui vediamo in una piantina schematica tutti i monumenti restaurati o costruiti da Augusto e come vedete più che nella zona della Roma Vetus, che è quella all'interno delle mura seriviane, la città di Augusto, si, i monumenti augustei, si eh, collocano tutti nella zona nord-occidentale della città, fuori le mura, nell'area del Campo Marzio. È qui che Augusto aveva libertà di movimento. Quindi, e nel preciso istante in cui inserì nel contesto urbano antico nuovi e imponenti edifici pubblici, egli tentò di garantire in ogni caso l'integrità urbana preesistente. La differenza nei confronti della città repubblicana era concettualmente il riconoscimento dello stato repubblicano e il dovuto rispetto nei suoi confronti. Questo è tutto? Certamente no. Ne poteva essere altrimenti per colui che le forme comunicative dell'epoca osannavano come il nuovo Romolo, fondatore, anzi rifondatore della città. La sua presenza reale attraverso le riforme religiose che comportavano processioni e sacrifici cui partecipava lui stesso e simbolica attraverso la riforma amministrativa che dopo il XII a.C con la divisione della città in 14 regioni e 265 vici, tentò di coinvolgere i cittadini stessi nella gestione dei quartieri nei quali abitavano, dove la benevola immagine del principe proteggeva, simile a un Dio, il suo popolo attraverso la celebrazione del suo genio nei sacelli dei lari compitali. E ne vediamo qui una immagine eh, da un eh, larario della Casa dei Vetti a Pompei, ma lo schema di questo larario, di questo piccolo larario, doveva essere ripetuto all'infinito in tutte le case romane e in grande, come monumento pubblico, in sacelli collocati in ognuno dei 265 quartieri della città. E in ognuno di essi c'era il santuarietto con la statua del genio di Augusto al centro, con i due lari danzanti ai lati. Quindi una operazione veramente pervasiva, come mai era avvenuto prima. Il foro romano era, da questo punto di vista, un'area di importanza strategica. La cui immagine rispondeva male alle esigenze della capitale dell'impero. Avviata da Cesare, la sua risistemazione monumentale ebbe tempi molto lunghi. Solo quando il potere di Ottaviano Augusto fu consolidato, lo spazio aperto di una piazza di forma vagamente trapezoidale, guardate, questa è la piazza del Foro, a lati irregolari. Distinta in due settori con differente orientamento. Questo è il settore della piazza vera e propria. Questo è l'altro grande e importante settore, dove era il comizio, che era una piazza, quindi un'altra area dove si riuniva il popolo per le votazioni. Quindi diciamo che si trattava di due aree vicine, ma in posizione urbanistica non, non, non perfettamente omogenea. Bene, questa eh, situazione priva di un fuoco unico ebbe una coesione di maggiore coerenza formale sulla base di un asse più preciso. Questa è la situazione di trapasso del 42 avanti Cristo, quando ormai Ottaviano cominciava a prendere, a fare qualche prova di potere, dove, come vedete, già si comincia a delineare nella impostazione un maggiore chiarimento dell'organizzazione della, della piazza che sarà poi perfettamente più chiara nel sistema posteriore al 19 a.C., con una piazza perfettamente regolata dalla presenza di due basiliche, la Emilia e la Giulia, con i rostra che chiudevano da un lato la piazza, e con il tempio del divo Giulio che la chiude dall'altra. E anche l'ingresso non è più un ingresso eh, libero come era prima, ma bloccato da uno se non da due archi: l'arco di Augusto, probabile di Azio sulla destra, e l'arco di Augusto, dedicato dopo l'acquisizione la, ehm, delle insegne partiche. Nel 20 a.C. a sinistra, e in questa maniera la piazza ha incominciato a impostarsi secondo una logica più regolare. Viene in qualche modo regolarizzata, omogeneizzata secondo una logica più moderna. Augusto non poteva non pilotare la memoria collettiva in funzione del suo messaggio in apparenza pacificatore. Ah, ecco qui, prima di andare avanti, il quadro complessivo del foro romano con la costituzione del nuovo foro, il foro di Augusto. Come vedete il foro di Augusto si colloca in posizione del tutto regolare rispetto al foro di Cesare e rispetto alla curia, sì che in qualche modo la curia non solamente è cerniera per il foro di Cesare, ma anche per l'ingresso nel foro di Augusto stesso. Non solo, ma si è visto recentemente che attraverso un ingresso da questa parte, da questo lato, si entrava nel Foro di Cesare e si arrivava a guardare assialmente il Tempio di Marte Oltore, quasi che il Tempio di Marte Oltore fosse simbolicamente percepibile nel Foro romano. Qui non si vede perché, qui è un disegno fatto prima di. Delle nuove ricostruzioni, ma si vede molto bene che questi annessi alla curia avevano un ingresso nel foro di Cesare direttamente assiale al foro di Augusto. Non poteva quindi non pilotare la memoria collettiva in funzione del suo messaggio in apparenza pacificatore. Lo fece cancellando da moltissimi monumenti da lui restaurati o ricostruiti i nomi dei primitivi dedicanti, apponendovi il suo nome oppure quello dei suoi parenti e almeno in una prima fase dei suoi amici più intimi. Egli intervenne ad esempio nella Porticus Metelli, questa, dedicandola alla amatissima sorella Ottavia da Porticus Metelli divenne Porticus Octavie. Ne preservò il perimetro e le fondazioni, ma non si fece alcuno scrupolo nel demolire il tempio di Giove Statore, opera di Ermodoro di Salamina, questo il primo tempio periptero, cioè con file di colonne su tutti e quattro i lati, interamente di marmo realizzato a Roma. È considerato da Vitruvio un modello nel suo genere, costruendo in sua vece un nuovo tempio che noi conosciamo dal disegno della forma urbis, ehm, sine postico, cioè senza il colonnato e il corridoio lungo la parte posteriore del tempio, completamente diverso per pianta e alzato, attribuito da Plinio ai due architetti spartani, Saurac, Sauras e Batracos. In questo caso specifico, come in numerosi altri che è inutile elencare in questa sede, non solo Augusto trasformò l'assetto architettonico dei complessi monumentali, ma ne usurpò le dediche originarie a suo favore, provocando in tal modo la cancellazione dalla topografia urbana e quindi dalla memoria collettiva basata sui loci, delle testimonianze monumentali dei grandi magistrati della media e della tarda repubblica. È intervenuta cioè una revisione della memoria storica, finalizzata ormai, secondo una mirata concatenazione di cause ed effetti, alla gloria del nuovo fondatore della città. Quasi che tutte le vicende romane, dalle origini in poi, Fossero state subordinate alla nascita dell'uomo della Provvidenza, il solo capace, dopo decenni di aspre e sanguinose guerre civili, di pacificare l'impero e di ritessere le fila di una nuova età dell'oro. La memoria collettiva, perciò, non avrebbe potuto più basarsi sui singoli monumenti, ma sulla ricostruzione personalizzata della storia romana secondo un ordine rigoroso e attentamente programmato e proprio per questo ricalibrata con il supporto di pochi monumenti scelti. Quello che si è perduto lo vediamo qui. Il tempio di Metello, quello a sinistra, è del tutto perduto ma se ne conserva il frammento di un capitello ionico di marmo pario che qui vediamo magnifico che è stato, come tutto il resto della struttura, demolito da Augusto per lasciare spazio al nuovo tempio. Tutti gli edifici più antichi sono stati restaurati, ricostruiti, ridedicati, ridedicati a nome di Augusto, a nome dei suoi parenti e con un cambio del loro giorno natalizio, non più quello originario, ma il 23 settembre, quello della nascita di Augusto. Che cosa succede di tutti questi personaggi che avevano realizzato monumenti a Roma? Se ne è persa completamente la memoria? No. Augusto trasferisce la loro memoria in uno spazio nuovo, il foro di Augusto. Il foro che qui vediamo, che era considerato Augustus, se voi ricordate bene, proprio perché fu realizzato con la precisa volontà da parte di Augusto di non espropriare i, te i terreni nell'area del centro storico. Ebbene, qui all'interno, lungo i porticati e nelle esedre, lo si vede qui lungo i porticati, si vedono già le statue, e poi nelle esedre, qui vediamo la ricostruzione di una delle due esedre del foro, comparivano le statue. Dei summiviri, cioè praticamente di tutti coloro che avevano fatto grande Roma. Ma in che modo? Tutti uguali, tutti pari, ognuno con la propria iscrizione, con il proprio elogio, amici e nemici, antagonisti e amici fra di loro, tutti insieme in qualche modo rimodellati e rimessi in fila, in modo da costituire una sorta di. Di, come dire, di, ehm, di processione che conduce all'ultimo grande rifondatore della città, Augusto. L in questo meccanismo, le statue erano probabilmente tutte quante più o meno uguali. Dovevano essere raffigurati come togati, come quella qui a sinistra, oppure nel caso dei re di Roma o dei re di Alba Longa, che pure facevano parte. Del gruppo dei Summiviri, con una veste speciale che vedete qui a destra, con questo strano mantello che ricade sul corpo, che è probabilmente è una trabea, cioè la vecchia toga adoperata dai re arcaici. E che qui vediamo riprodotta in una statua che raffigurava uno dei re di Alba Longa, Silvio Agrippa. Guarda caso, un personaggio, un re di Alba che per una strana circostanza si chiamava anche Agrippa, come il grande amico di Augusto. Altri riferimenti simbolici interni non dovevano mancare. Queste due statue rappresentano bene i summiviri di Roma, ma sono state trovate non a Roma, bensì a Merida, dove ehm, le statue dei summiviri erano state replicate da una bottega urbana bottega di buona qualità alla quale dobbiamo queste statue qui vediamo un dettaglio di una delle calzature proprio della grippa del Silvio Agrippa che abbiamo visto prima che è una calzatura speciale la calzatura dei re e degli dei il detta mulleo perché è una calzatura di pelle dove ricadono ehm, le spoglie del, si tratta quasi sicuramente di una pantera o cose di questo genere Ricadente sul bordo esterno del calzare con dei lacci particolari ben visibili. Ma vedendo a confronto questo mulleo con i veri, autentici mullei ritrovati nel Foro di Augusto, ci si rende conto di quale fosse la vera qualità, la grande qualità delle, delle forme artistiche romane di età augustea. Guardate il mulleo come è stato realizzato alla perfezione e come nella raffigurazione della pelle che cinge il piede di uno dei personaggi, purtroppo non sappiamo che sia, compaiono al di sotto della pelle le dita, un modo di raffigurazione che nella, nelle statue, per quanto belle di Merida, manca assolutamente. Quindi i sumiviri omologati e coprotagonisti di una storia che il Fato aveva voluto che si compisse con Augusto. E questa è la ricostruzione del gruppo di Enea che fugge da Troia con Anchise sulle spalle e Ascanio secondo la ricostruzione che potete vedere appunto alla mostra di Augusto con statue provenienti proprio da Merida. Quindi anche queste erano state copiate e portate appunto da una bottega urbana romana da Roma a Merida. Il magnifico gioco di allusioni sarebbe stato riproposto con attori in carne e ossa che impersonavano i summiviri in occasione dei funerali di Augusto. Augusto, perciò, all'apice del suo potere, quando era ormai padrone di tutta Roma e dell'Impero, si guardò bene dall'espropriare a pirezzi calmierati i terreni sui quali costruì i suoi nuovi edifici pubblici. Nel caso della Porticus Livia, che vediamo qui, essa fu con un atto furbesco, ma veramente furbo, costruita sul luogo stesso della fastosa casa che vedi Opollione, amico di Augusto, ma odiatissimo dal popolo per la sua crudeltà, ricordate il, il pasto alle murene ecco, era, era Vediopollione, quindi insomma non era molto amato non solo dagli schiavi ma anche dal popolo, dal popolo romano eh, Vediopollione morendo aveva lasciato in testamento la sua casa ad Augusto ma Augusto ehm, con grande intelligenza la fece demolire e al suo posto fece realizzare la Porticus Livie ma come vedete la Porticus Livie si innesta in maniera regolare in uno spazio disordinato, del tutto incoerente, proprio perché in realtà Augusto interveniva sulla Domus di Vedio Poglione, ma non era interessato a riproporre una reimpostazione urbanistica degli spazi circostanti. Nel campo Marzio, invece, Augusto si mosse con totale libertà, monumentalizzando fastosamente un'area fino allora destinata alle attività militari e quindi parzialmente sgombra di edifici pubblici, tranne che lungo il suo lembo meridionale. I primi interventi di Ottaviano furono condotti poco dopo la vittoria di Azio su Marco Antonio e Cleopatra e la conquista dell'Egitto, ma non tutti personalmente da lui, bensì con il supporto di Agrippa che aveva probabilmente ereditato buona parte dei terreni già di proprietà di Marco Antonio e destinati con abile promozione politica a una fruizione pubblica. Il progetto effettivamente grandioso prevede il ridisegno globale di una vastissima e deserta area del Campo Marzio settentrionale dominata dall'imponente edificio funerario a carattere dinastico che Ottaviano aveva cominciato a costruire sulle rive del Tevere, il mausoleo di Augusto. Il mausoleo sovrastava con la sua gigantesca mole tutto il paesaggio urbano dell'area, trasformata in un giardino con boschetti talmente bello da destare l'ammirazione di Strabone, che ne decantò i pregi considerandola l'unica parte della città a livello delle città greche se non ad esse superiore. Il campo Marzio centrale, a sud della via Recta, cioè a sud di quella linea rossa che ora ho segnato, che non è altro che l'odierna via dei coronari, era legata a memorie Romulè, destinato ad essere punto di raccolta degli uomini atti alle armi. Qui erano i septa, in quest'area. E qui vediamo i Septa a destra nella veduta della, della città in epoca repubblicana. Ehm, I Septa, la primitiva sede di raccolta degli uomini atti alle armi, è in seguito destinata alle operazioni di voto nell'ambito dei comizia centuriata, le assemblee nelle quali i cittadini erano raccolti in gruppi sulla base del reddito e dell'età. Il Diribitorium, che è questo qui, in questa zona, eh, dove si votava esattamente, e la Palus Capre, un vasto stagno, lo vedete al centro, nelle cui vicinanze si diceva che Romolo, durante una perlustrazione dell'esercito, fosse improvvisamente scomparso. Si giurava che fosse asceso in Olimpo come un dio, con il nome di Quirino. L'area fu monumentalizzata ricostruendo gli edifici civili più importanti e costruendone di nuovi. I septae in primo luogo, i cui lavori probabilmente erano stati già iniziati da Cesare, affiancati da due porticati, uno ricchi di opere d'arte, la porticus meleagri e la porticus argonataurum. Eh, il portico, così denominato da un frammento della nave Argo, Ivi Conservato, era la monumentalizzazione del settore finale di un antico percorso viario dai Septa al Tevere, eh, forse in origine destinato a quei cittadini del suburbio che, arrivati a Roma per via fluviale, dovevano raggiungere la sede delle operazioni di voto. Nel punto in cui, in un apposito capannone, erano custoditi i resti della nave che aveva condotto Enea nel Lazio. Quindi anche qui una, un quadro simbolico molto preciso. Da un lato la, ne la nave di Enea sulle rive del Tevere, dentro la porticus argonataurum invece le i frammenti della nave Argo, cioè della nave degli argonauti. Anche in questo caso un rapporto molto preciso tra le memorie romane e le memorie greche ormai romanizzate. Il Diribitorium, il cui tetto a una sola falda era una delle meraviglie ingegneristiche dell'epoca, con il suo tetto a doppio spiovente realizzato con travi lunghe cento piedi. Quindi più di 30 metri, e alte un piede e mezzo. Il Pantheon, un edificio a pianta circolare costruito probabilmente nel luogo stesso dove Romolo era stato assunto in cielo e dove le principali divinità olimpiche, seguendo una tradizione greca, erano celebrate insieme con quei personaggi che, come Romolo e Giulio Cesare, pur essendo mortali erano stati cooptati tra gli dei e avevano ottenuto l'odore, l'onore della divinizzazione e di un culto statale. Le Terme di Agrippa, eccole, cui era affiancato lo Stanium Agrippe, un laghetto ottenuto con la bonifica e di quanto restava della Palus Capre. Le imponenti strutture monumentali furono inserite in una maglia ortogonale che aveva come asse portante il rettilineo, ehm, forse almeno in origine un percorso stradale, di collegamento tra l'ingresso del mausoleo a nord e l'ingresso del Pantheon a sud. Il sistema simbolico e rappresentativo che collegava il luogo della futura deposizione con il luogo in cui Romolo era sceso in Olimpo diventava così l'elemento primario del nuovo assetto che, nel fare leva sulle analogie tra Augusto e il primo re di Roma e sulla sua simbolica rifondazione della città nel segno della pace dopo decenni di guerre civili, ne suggeriva nuovamente al pari di Romolo, l'inevitabile futura divinizzazione. Augusto in qualche modo già prefigurava la sua futura divinizzazione. Le connessioni tra Romolo e Augusto continuarono nel tempo. Nel 10.9 a.C., nello spazio compreso tra Pantheon e Mausoleo di Augusto, fu eretto in onore di Sol un grande obelisco egiziano proveniente da Heliopolis, in Egitto. L'obelisco era lo gnomone di una meridiana. Ecco, a sinistra il frammento rinvenuto durante gli scavi, dove si vede la linea centrale della meridiana con i nomi di due, di due eh, segni zodiacali. A destra Parthenos, quindi la, 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 la Vergine, e a sinistra, Crios l'ariete, e a destra la ricostruzione della linea meridiana, così come è stata proposta. Quindi, probabilmente era l'ognomone di, di una meridiana, l'asse centrale era perfettamente orientato nord-sud e la sua altezza complessiva doveva essere tale da consentire all'ombra dell'obelisco di toccarne con la sua punta, che era un globo di bronzo, il vertice superiore a mezzogiorno del solstizio d'inverno e il vertice inferiore a mezzogiorno del solstizio d'estate. Si discute se l'obelisco fosse l'onognomone della sola linea meridionale oppure, oppure di, una di un enorme orologio solare disegnato sull'astricato pavimentale con fortissime componenti astrologiche in funzione di Augusto. È certo, tuttavia, che la sua ombra avrebbe potuto scivolare lungo la linea equinoziale, che è questa. Questa è la linea equinoziale. Questo è l'obelisco. Questa è una ricostruzione virtuale dove si vede da un lato il mausoleo di Augusto dall'altra il Pantheon e qui l'obelisco con l'orologio solare e qui l'Arapacis, disegni ricostruttivi dove si vede l'orologio eh, sul pavimento, l'obelisco e la sua ombra che sta seguendo, come vedete, proprio la linea equinoziale volgendosi verso l'ingresso dell'Arapacis. Qui in basso si vede, in una veduta ricostruttiva, l'obelisco con il mausoleo e l'arapacis, in questo giardino, bosco-giardino, dell'epoca straboniana. Che cosa succedeva? Succedeva che, in un... l'ombra dell'ognomone, del, 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 dell il... Durante la giornata dell'equinozio, il 23 settembre, seguiva questa linea equinoziale ed entrava nell'arapacis in diagonale, come vedete, perché l'arapacis non è orientata secondo la linea equinoziale, ma è orientata esattamente come la base dell'obelisco. Vedete, la base dell'obelisco non è nord-sud, ma è più spostata verso est-ovest, come l'arapacis. Per quale motivo? Lo vediamo qui, ecco qui, la linea dell'obelisco. Perché questa è la linea dell'ingresso equinoziale nell'arpacis, per cui entrava nell'arpacis e colpiva certamente l'altare, ma in diagonale. L'asse di simmetria è invece è quest'altro. Perché tutto ciò? Perché in realtà l'arapacis, come d'altro canto la base dell'obelisco, sono stati realizzati in modo da corrispondere alla regione dell'aurora o del sorgere del sole il 21 aprile, il giorno della festa delle paliglie e della nascita di Roma. Anche il basamento dell'obelisco, come vedete, sottostava a questo medesimo orientamento. Quindi, nella stessa giornata, a mezzogiorno in punto, i raggi del sole che penetrano dall'oculo del Pantheon, adrianeo, colpiscono come il faro di un riflettore il portale d'ingresso del tempio. Questa è una foto fatta proprio a mezzogiorno del 21 aprile. Non può essere casuale tutto ciò. Poiché è ormai archeologicamente documentato che anche il primitivo Pantheon dedicato da Agrippa fosse rivolto verso nord, qui vediamo ehm, la, il pronao del Tempio nella fase Augustea e quello nella fase Adrianea. Quello della fase Augustea con le scale è stato ehm, ricostruito sulla base degli scavi realizzati alla fine degli anni 90. Dalla sovrintendenza comunale, quindi sono praticamente certi. Eh, a questo punto, quindi, abbiamo una situazione mh, eh, non solo, ma sappiamo anche che il portale di bronzo, che qui vedete, con le bellissime ante, il portale di bronzo è anch'esso agusteo, e quindi è stato riadoperato nel tempio Adrianeo. Quindi evidentemente alcuni elementi del Tempio Adrianeo ripetono schemi o anche modelli del Tempio Augusteo. Vuol dire tutto ciò che lo straordinario effetto ottico visibile ancora oggi fosse elemento essenziale e imprescindibile non solo del programma simbolico e figurativo sotteso alla realizzazione dell'edificio Adrianeo, ma anche di quello Augusteo. Sotto questo aspetto, Solarium, Arapacis e Pantheon avrebbero contribuito a celebrare il Natale di Roma e contemporaneamente il compleanno di Augusto, rifondatore della città, quindi nuovo Romolo, nel segno della pace. 23 settembre, 21 aprile, incrociati e innestati insieme secondo una logica stringente e estremamente efficace. Il settore occidentale del Capomarzio fu invece bonificato con la costruzione di un elegante canale, questo, l'Euripo, che collegava lo stagno Magrippe con il Tevere, lungo i cui bordi si poteva passeggiare osservando i capolavori d'arte e probabilmente una serie di monumenti funerari di quei personaggi che per le loro virtù avevano meritato di ottenere una sepoltura a spese pubbliche con decreto del Senato. Ilzio e Panza in questa, in questa zona, generali di Cesare, ma anche probabilmente Giulia, figlia di Giulio Cesare, Silla e forse anche altri. Eh, mentre poco più lontano a Occidente dominava probabilmente il monumento funerario ad altare, che Agrippa aveva fatto costruire per sé e la sua famiglia e che fu ridotto a Cenotafio perché, divenuto nel 21 a.C. genero di Augusto, avendone sposato la figlia Giulia, le ceneri sue e dei suoi, figli, dei suoi figli furono deposti nel mausoleo. Augusto vivente, e qui concludo, non fu mai Divus sebbene il suo operato lo avesse ammantato di una tale auctoritas, da essere chiaro a tutti, al di fuori di qualsivoglia formulazione giuridica, che per le sue eccezionali imprese, per la pace e la prosperità che aveva riportato sulla terra, per il suo amore nei confronti di tutti i suoi concittadini, egli già era, per la maggioranza degli, dei romani, un dio in terra. Il titolo di pater Patrie, assegnatogli per decreto del Senato nel 2 a.C. all'unisono con l'inaugurazione del Foro di Augusto, nel riconfermare il suo ruolo di rifondatore della città e di padre benefico di tutti i romani, fu l'ultimo tassello di una serie progressiva di onorificenze tese a garantirgli in vita una sacralità che nessun magistrato della lunga storia romana aveva mai ottenuto fino allora. Grazie.